Ciao Udi. Siamo venuti nell'area cani. Ah, eccolo. Anche qua. E siamo solo noi. Mo vi faccio vedere. C'è nessuno. Praticamente questa è quella più piccola. Vedete? È quella più piccina proprio, questa qui. E mi fido di più se sono da sola a portarlo. C'è più sott'occhio, vedete solamente sto quadrato. Invece lì a fianco ce n'è un'altra che fa tutto questo giro, praticamente è enorme, che sarebbe per i cani appunto più grandi. Però l'altra volta con il Moroso l'abbiamo portato di là, ma perché eravamo in due e c'era un altro cane. Dato che oggi sono sola, lo lascio un po' qui sgambare, poi tra un po' andiamo. C'era un'altra cagnolina, però lo snobbava. Ma Vodi? Buongiorno! Non mi inquadro io perché sono in condizioni orrende, sono in tenuta da ginnastica ed è meglio, oddio, evitare. Inquadro lui, che è la cosa più bella. Come avete visto, siamo andati al parco, cioè nell'area cani sua, però siamo stati una decina di minuti, ho fatto una chiamata con mia mamma, ma poi vedevo che anche lui era molto stanco. E c'era una cagnolina, però lui, il padrone, era proprio simpatico. E niente, dopo, cioè, se n'è andata via perché fa: oh, ma ho già giocato con un altro cane, ciao, arrivederci. Quindi siamo rimasti un po' così, gli ho dato il suo, cioè giocavamo col suo PPP, però non glielo do perché so chi tanto lo rompe, quindi glielo lanciavo, insomma, facciamo qualcosa, ma non glielo lasciavo perché so che tanto me l'avrebbe rotto. E niente, poi siamo rientrati a casa, abbiamo fatto un'ora, abbiamo fatto 10.000, quasi 11.000 passi, 1 ora e 50. Gli ho dato quello lì che sembra un maccherone crudo, ma in realtà è una cosa apposta per i cani, non è un maccherone crudo. E niente, così si perde un attimo. Quindi adesso facciamo i nostri esercizi e ci vediamo più tardi. Eccomi, ci sono anch'io. Tanto qua c'è Woody che è distrutto, è stanco. E io mi sono appena asciugata i capelli perché ho fatto la doccia, ho fatto tutto. E c'è la lavatrice che va. Allora, è 12:20 e io, come al solito, non so cosa farmi, non ho proprio idea oggi. Domani vado a camminare con mia mamma, forse, perché dato che sono in fase trasloco, cioè sono già entrati nella bella fase trasloco, però non nella casa, quella nuova che hanno preso, ma hanno liberato la casa vecchia, diciamo più o meno liberato, perché poi sabato andiamo su io e il mio Moroso, che gli diamo una mano, che carichiamo le cose sul camioncino per poi portarle al garage dove abbiamo il camper, che staranno lì per un po', fino a che appunto la signora dell'altra casa, i signori proprietari della casa che hanno comprato i miei, non vanno ufficialmente via, che secondo me sarà forse fine marzo, non lo so. Buongiorno! Allora, io sono già sfattissima perché sono appena tornata dalla camminata fatta con la mia mamma e ora mi siedo 5 minuti, poi faccio la mia solita ginnastica. Oggi ho messo questa qua nuova di Decathlon che ho preso l'altra volta, ho i pantaloni super lerci e come vedete siamo stati nel solito parco giochi dell'area cani. Io ero convinta non ci fosse nessuno, perché da lontano sembrava non ci fosse nessuno. Come ci avviciniamo, ragazzi? Cioè, quattro cuccioli, bam, uno più bello dell'altro. Che belli! C'era un labrador barra golden retriever, non lo so. E più, secondo me, erano di San Bernardo, ma non lo so. Due ce n'erano e più un altro che non so che razza fosse. Mamma, erano già avanti le zampone così, mamma, me li sono coccolati tutti. E lui, come siamo entrati, l'hanno tipo un po' bullizzato, l'hanno messo nell'angolo, ma dovrebbero registrato. Woody! Sì, c'ho l'acqua qui. Ciao! L'hanno messo all'angolo. Woody! Vedi? Non ti si vede più. Mamma. No. No.
Woody? Vogliono giocare. Vogliono giocare. Vogliono giocare. Lui ha tipo tre personalità. Tre ne ha. Ah, c'era ancora un altro giochino. Un altro crocco. Uno quando è in casa, che è un angelo proprio. Fuori diventa un pitbull. E poi come lo rimetti dentro diventa un altro angioletto. Buongiorno. Allora, oggi è giovedì 25 e sono le 8:20 e praticamente tra un po' esco, quindi tra un po' mi vanno a cambiare, ma il signorino mi ha appena vomitato, ha rigurgitato, non so come si dice, perché non ha ancora mangiato, perché tutto lo mangiava adesso. Quindi come si dice quando vomiti il nulla? Perché non lo sentivo, non lo vedevo, cioè, sentivo solo rumori. E quindi sono andata in bagno ed era appunto, l'ha fatto sul tappeto quello grande e sul tappetino quello piccolino. Quindi, dato che questo qua in lavatrice ci sta, non ci sta anche altra roba, aspetto a farla partire, vedo se magari domani che appunto cambio le lenzuola, lavo le lenzuola più lavo quelli, presumo, non lo so, perché comunque cioè, c'è veramente tantissimo spazio ancora, è un po' un peccato farlo andare, o magari se mi si accumula della roba bianca, magari non le lenzuola, ecco. Quindi buongiorno, che bel buongiorno stamattina. Io ho aperto tutto, tutta casa praticamente. Io faccio sempre a riaggiare un po' tutto. Adesso mi metto le scarpe e andiamo. Io ho già mangiato, ho fatto il riso e ci ho messo un po' la fiadetta quella al salmone. Mi è venuto in mente di fare un dolce, cioè non è che mi è venuto in mente, perché ho guardato nel frigo e la panna scade il 28 e oggi è il 25, è da fare, per cui non avendo dolci in mente, perché cioè, io l'avevo presa, non so neanche per quale motivo l'ho presa, quindi vabbè. Adesso faccio una torta, praticamente una torta alla panna, super semplice, facile, soffice e tutto. E poi per stasera sono indecisa su due cose, se fare o tipo il pan bauletto, non so, cioè in mente due ricette. Allora io prendo questa qua, che sì, so che secondo me è già bella, è molto esagerata, però almeno sono più comoda, ci sta più roba. Le uova innanzitutto le mettere qua dentro, abbiamo già fatti i danni. Mettiamo 3 uova di zucchero 150, mescoliamo un po' e poi lo metto. Io ci metto un po' di quel limone là, magari ce ne metto proprio una, ok, non di più. Riprendiamo a mescolare e versiamo a filo la panna fresca. Eccola qua. Io ce la metto appunto tutto perché ce ne vogliono 2,50. Dopodiché uniamo la farina setacciata. Allora, di farina ce ne vogliono 2,50. E poi una bustina di lievito, che sono 16-17 grammi, quindi va bene. Direi che come composto ci siamo, cioè ragazzi è una torta super mega facile. E io ci metto appunto le gocciette di cioccolato, voilà. Io imburro un po' e ci metto la farina. Qua c'è in forno, già caldo, 180 per 30-35 minuti. Quindi ci vediamo magari a cottura. Così metto in carica la videocamera perché ormai mi sta facendo così.
E nulla, speriamo di aver fatto una cosa fatta bene. Vediamo. Allora, è passato un bel po', ho pulito tutta la cucina, ho anche lavato lì, ho pulito tutto, perché tanto tra oggi e domani, cioè stasera non la devo usare, domani presumo proprio di no. Dato che domani è il giorno che devo andare a fare all'Avis, domani mattina, quindi non ho tutto il tempo per fare le mie solite pulizie del venerdì, quindi mi sono già messa avanti e ho già pulito tutta la cucina, così non ci devo più pensare. E poi pulisco il bagno, così pure per quello non ci devo più pensare. E poi mi rimane più solo da dare una bella bella spolverata e poi basta, perché non so quanto ci metto domani. Sono le 5:10 e non ci siamo riposati abbastanza. La torta si è bella che raffreddata, quindi io ora provo un attimo ad aprirla, vediamo che cosa combino. Comunque l'ho al forno acceso perché ho intenzione di pulirlo, dato che abbiamo pulito tutta la cucina. Vediamo anche. Ok, comunque dai, è bellina, eh, vedete che carina come casca. Dai, pegato questa, per questa rottura. Buonasera amici, sono le 6 e qui c'è la torta che vedete già tagliata, perché l'abbiamo assaggiata ed è veramente molto molto buona. Soprattutto guardate com'è morbida, è morbidissima, è dolce, perché a me quelle compere tipo quelle torte margherite che vendono, che è solo quando in Spagna, non mi piacciono perché lasciano un po' quell'acidino, invece questa è veramente buona. Oltretutto qui sta avvenendo la preparazione del pan bauletto farcito, possiamo chiamarlo così. Consiste nel mettere le fette di pane alternate con il formaggio e qualche salume che volete, però le fette di pane vanno bagnate nel latte e dopodiché, dopo che si è fatto tutto, bisogna mettere l'uovo sopra che ci viene la crosticina. E subito c'è il nostro amichetto. Bisogna metterci l'uovo. Non ce ne sono? Evviva! Vabbè, senza uovo, però ci andrebbe l'uovo. Ecco qui. Chiaramente non ce lo mangeremo tutto stasera, però vabbè, anche se avanza si mangia domani. È una cosa super super facile, super buona. Che non sono come i classici toast, ma sono molto più buoni, sono molto formaggiosi, e ricordatevi di inzupparli bene con il latte, perché più sono inzuppati più vengono buonissimi. Poi adesso li faccio riposare un attimo, giusto che si amalgano. Mettiamo qua. Il tutto. Poi stavo pensando, sopra ci mettiamo il formaggio così si scioglie, proprio diventa una cosa unica, e ci andrebbe l'uovo, come abbiamo detto prima, però non ce l'abbiamo. No. Però non possiamo fare. E domani fa il mattino, quindi il pomeriggio a casa mi metti allo specchio, perché basta, perché sì, cioè non sto dicendo da una vita mettere allo specchio, non lo mettiamo mai. E nulla, poi da domani appunto, come vi dicevo, inizia il trasloco effettivo. No, da domani, sì, da, no, sabato. No, domani buttano le cose che non gli serve. E poi sabato, mister Muscolo, andiamo su e diamo una manina. Comunque la torta fatela, perché è tipo troppo buona. Poi secondo me mangiata la mattina con il latte tipo inzuppato, secondo me diventa troppo troppo buona. Comunque quel canchero, quello, come si chiama? Quel gioco? Il Kong, macchia, ovunque voi lo lanciate, dove sbaglio? Vi macchia, vi, sì, non so per quale motivo, perché è gomma, quindi se lo lanciate contro il mobile bianco potete anche salutarlo, no vabbè, si pulisce, però al muro, tipo lì,
ripitturare. Tipo lì il signore lo dovrà ripitturare, perché tutte le volte che è stato lanciato e lui non lo prende perché è un'arma un po' letale. È un'arma letale. Oh, dentro l'acqua. No, ma sgoccio. Bene. E poi la cosa positiva di quel gioco è che se va sotto a un al divano o qualunque cosa è, dato che è tutto sleccato, cosa succede? Sembrerebbe di quelli. No, diventa appiccicoso questo uomo qua. Sì. Infatti gliela laviamo in realtà. Va bene, adesso ci riposiamo un po'. Pianino, pianino. Mettigli un croccantino dentro, amore. Bravo. Zampina? Zampa? Un po' di fidi. Mettigli un croc. Un biscottino? Sì. Chi vuole il biscottino? Woody! Woody vuole il biscottino! Andiamo, su! Eccoci! Pronto? Eccolo. Guardate qui. Che buono e succulento! È un odore che è pazzesco! Allora, come lo mettiamo? Così, un paio di fette. Vuoi che faccio io? Sì, to. Stavo per prenderlo così. Buon appetito! Take some time for to be alright.